Questa pianta che sto inquadrando è una Prunella vulgaris. Siamo nel genere Prunella, famiglia Lamiace. È una pianta che tipicamente fiorisce in estate, quindi da metà giugno in poi. Fa parte della famiglia delle Lamiace, quindi ci aspettiamo di vedere alcune caratteristiche tipiche delle Lamiace, ad esempio il fusto quadrangolare, vedete, per i fasci di collenchima, e le foglie che si dispongono in maniera opposta e decussata sul fusto. Questa è una Prunella vulgaris, dicevo, si distingue ad esempio da un'altra Prunella molto diffusa in Italia, che è Prunella grandiflora, perché vedete che al termine dell'infiorescenza sono presenti delle brattee. Queste sono le brattee, vedete, queste qua, e adese alle brattee c'è una coppia di foglioline, mentre in Prunella grandiflora, al di sotto della coppia di brattee, vedete, le foglie non sono adese, ma sono separate da un internodo, quindi non troveremo subito la coppia di foglie al di sotto delle brattee. In questo caso invece le foglioline sono proprio adese alle brattee, quindi è Prunella vulgaris. Il fiore è tipico delle labiate o lamiace, quindi è un fiore bilabiato, vi faccio vedere anche in sezione laterale, di questo colore che va dal viola un po' più scuro al lilla al bianco. Molto bella, è molto bella ed è frequente vederla nei prati, anche perché è molto diffusa in tutta Italia, quindi la trovate proprio facilmente nei prati e al margine magari dei boschi. Allora, cosa c'è da dire di questa pianta? Questa è una pianta che è commestibile, ha però un sapore decisamente amaro, quindi magari se ne aggiunge qualche fogliolina o qualche fiorellino, ma non se ne mangia tanta. E ricchissima però di fitocomplessi molto interessanti, tra cui l'acido rosmarinico, che è un po' tipico anche di altre Lamiace, e acido ursolico che funziona un po' da cortisone. Questa infatti era una pianta molto utilizzata in passato, adesso si è un po' perso l'utilizzo, però è una pianta veramente molto interessante. Veniva utilizzata principalmente come antibatterica e antipiretica. Andava proprio a essere utilizzata come antibatterica quando c'erano delle piccole ferite, delle piccole ulcere, soprattutto a livello interno, a livello delle mucose, quindi ad esempio a livello gastrico o ad esempio orale, quindi quando c'erano ad esempio delle afte. Si faceva un infuso che poi serviva per fare proprio degli sciacqui o un infuso da bere. E antipiretica, quindi spesso le nonne lo utilizzavano per abbassare la febbre negli adulti, ma anche nei bambini. Si è visto queste proprietà sono state confermate proprio perché sono stati anche trovati i fitocomplessi. Un'altra cosa che facevano le nonne era la tintura madre. Se volete fare una tintura madre di prunella, ricordatevi che il suo grado alcolico, il grado alcolico per fare una tintura madre di prunella è con una gradazione dai 40 ai 50 gradi. Si è visto anche che ha delle proprietà ipotensive, quindi utile per abbassare la pressione arteriosa, sempre in infuso, perché tra l'altro i fitocomplessi sono principalmente idrosolubili, e poi ha dato degli ottimi risultati contro infezioni da herpes simplex 1 e 2, quindi una pianta veramente dimenticata ma molto interessante se da conoscere. Anche per le sue proprietà fitoterapiche utilizzate storicamente, ma sempre ancora molto valide. Eccola qua, quindi Prunella vulgaris, famiglia Lamiace.